miliardi di persone e di vita, il mare che lambisce le pendici del vulcano, l'imponenza dei palazzi barocchi costituiscono la parte visibile di una città stratificata, la cui straordinaria ricchezza culturale, nei secoli inghiottita dalla lava dell'Etna, si cela in parte nel sottosuolo. Incastonati tra gli edifici e in parte sepolti da questi, sorgono numerosi monumenti di età romana, muti testimoni dell'antica grandezza della città di Catania. Nella vivace piazza Stesicoro, cuore pulsante del centro storico catanese, si apre uno squarcio, quasi una grande ferita dalla quale sono visibili i resti dell'anfiteatro romano. Una finestra sul passato, un salto di 2000 anni nella storia di una città, le cui fattezze ci ricordano ogni istante il legame inscindibile col vulcano e la pietra lavica. Resta a cielo aperto solo un decimo della struttura originaria di quello che doveva essere il più complesso tra gli anfiteatri siciliani, nonché il più monumentale. Testimonio più grande dell'antica catanese grandezza, come lo definì il Biscari, esso si estende infatti quasi interamente al di sotto dei palazzi barocchi che costellano la piazza e le vie limitrofe. Disegni e incisioni di antichi viaggiatori ci informano che l'anfiteatro era ancora visibile prima dell'eruzione del 1669. La scoperta dell'anfiteatro è abbastanza recente. Già dal Settecento i viaggiatori stranieri avevano identificato la presenza di queste strutture sotterranee e in certi casi ci hanno restituito dei disegni, delle vedute che straordinariamente corrispondono a quello che anche oggi si può vedere percorrendo gli ambulacri sotterranei del monumento. Per molto tempo l'esistenza dell'anfiteatro restò solo un labile ricordo, essendo la piazza pavimentata ed adornata con eleganti aiuole e lampioni. Le vicende relative alla scoperta del monumento sono legate a personalità illustri della città di Catania. Il primo tentativo di riportarne alla luce i resti risale al 1748. Il principe Biscari volle aprire un vero e proprio scavo archeologico nella zona di quella che oggi non a caso si chiama Via del Colosseo. In quell'occasione fu messo in luce quasi interamente l'ambulacro interno del monumento. Ma fu nel 1904, durante l'amministrazione De Felice, che si iniziarono i lavori per riportarlo alla luce, ad opera dell'architetto Filadelfo Fichera. Nel 1907 si svolse la cerimonia di apertura alla quale fu presente anche il re Vittorio Emanuele III. In seguito, già nel primo dopoguerra, l'anfiteatro fu lasciato decadere. Nel 1943, durante il bombardamento degli alleati che ridusse parte della città in cumuli di macerie, la struttura venne adoperata con funzione di rifugio. Addossato al versante settentrionale della collina di Montevergine, fu edificato tra il primo e il secondo secolo d.C. Fu costruito nei primi secoli dell'impero, subito dopo che la città ebbe la riduzione della colonia augustea, quindi intorno al primo secolo d.C. Fu ampliato nell'età degli Antonini. Allora si potrebbe pensare, dico è un'ipotesi, che la città abbia avuto un momento di grande attenzione per la venuta dell'imperatore e che quindi si sia proprio colta l'occasione, come si fa per i giubilei, no? Per gli anni molto importanti, per abbellirla, per sistemarla, forse anche per ingrandire questi edifici. Ospitava fino a 15.000 spettatori che lì si recavano per assistere ai gladia o ludi, scontri all'ultimo sangue tra uomini e belve.
come il teatro e come altri edifici pubblici della prima età imperiale, l'anfiteatro è costruito con una tecnica molto utilizzata dai romani e molto solida, cioè ha il corpo murario in opera cementizia e i paramenti esterni con blocchi lavici squadrati. Sono soprattutto utilizzati nei cantonali, negli angoli, nei pilastri, perché oltre ad essere elementi strutturali, sono anche elementi di finitura, diciamo, del muro a vista. La porzione visibile include una parte dell'arena nel settore nord, delimitata dal podio costituito da file di blocchi, alcuni rivestiti di marmo ed altri in basalto dell'Etna. Su due lati sono ricavati gli assi principali di un varco di accesso. L'arena dell'anfiteatro è quella grande area aperta di forma ellittica all'interno della quale si svolgevano i giochi, i ludi gladiatores e tutti gli spettacoli che erano propri di questo monumento. Se ne conserva soltanto una piccolissima parte a una delle estremità e una porzione abbastanza cospicua, tale da renderci conto di come doveva essere fatto il monumento della cavea e delle sostruzioni che la reggono. È probabile che l'anfiteatro fosse abbellito da elementi decorativi, dei quali restano fusti di colonne, una lastra di marmo con tracce di una figura equestre. Allo stesso livello dell'arena, proprio dietro il podio, si sviluppa un corridoio coperto da una volta a botte, lungo la cui parete sono ricavati i passaggi che conducono alle file più basse della cavea. Una serie di scale collegava l'ambulacro interno col secondo corridoio. L'anfiteatro era dotato di un doppio ambulacro, oggi ancora visibile, fino all'altezza della volta. L'imponente copertura poggiava attraverso una serie di archi, su alti pilastri di oltre 3,50 m. Le volte sono state realizzate con la pietra lavica leggera, quella che noi chiamiamo la pietra pomice, e le diverse sezioni costruttive scandite dalla presenza di archi in mattoni che permettevano, con l'utilizzazione poi delle casseformi, di realizzare una volta a botte, diciamo, perfetta dal punto di vista strutturale, complessa perché nello stesso tempo è una volta che curva, cioè segue la curvatura del monumento. Percorrendo la porzione di ambulacro sepolta dal moderno impianto urbano e non sempre accessibile al pubblico, si giunge a quel tratto di facciata del monumento che lambiva in parte la collina di Montevergine. Qui, una serie di archi rampanti separa l'anfiteatro dalla stessa collina, forse in parte contenendola e limitandone possibili frane. A partire dal IV secolo, l'anfiteatro cadde in uno stato di progressivo abbandono. Da una epistola di Cassiodoro sappiamo che tra il V e il VI secolo d.C. il Senato di Catania chiese il permesso al re dei Goti, Teodorico, che allora aveva il possesso della Sicilia, di prelevare alcuni dei blocchi dall'anfiteatro per rifare le mura di cinta. Il permesso fu accordato, a patto che venissero prelevati soltanto quei blocchi già caduti, quei blocchi longa vetustate con l'apsa. Nell'XI secolo si utilizzarono le sue pietre per la costruzione della nuova cattedrale. Dopo il terremoto del 1693, durante la ricostruzione di Catania, le rovine romane divennero le fondazioni dei palazzi sovrastanti. In seguito, vennero sfruttati gli estradossi delle gallerie superstiti come fondamenta per le nuove abitazioni, nonché per la facciata neoclassica della chiesa di San Biagio e del carcere. Sebbene scomparve progressivamente alla vista dei catanesi,
l'anfiteatro popolò sempre l'immaginario collettivo. Esso è annoverato tra i luoghi del martirio di Agata, la santa patrona della città di Catania. E le immagini che del martirio ritraggono diversi episodi spesso ne restituiscono l'alzato. L'anfiteatro scomparve progressivamente alla vista dei catanesi, pur rimanendo presente nell'immaginario collettivo. Perduti per sempre gli assalti dei suoi gladiatori e le urla del pubblico eccitato, ancora oggi l'anfiteatro di Piazza Stesicoro sta al centro della città, immerso però in ben altro frastuono. Immutato, così come per gli altri anfiteatri siciliani, rimane però il fascino dell'edificio antico, il suo valore storico, la forza di essere documento di un mondo passato che ancora oggi ci attrae in modo coinvolgente. Ed è in questi monumenti che ha sede la nostra memoria.